È un'opportunità per innanzitutto incontrare tanti amici del settore del travel, penso alle agenzie di viaggio, per confrontarsi con colleghi che hanno esperienze simili in settori differenti da quelli del cruising e per raccogliere quello che è il sentiment del mercato. Intenso, stancante e importante. Intenso perché sono 3 giorni veramente molto pieni di eventi, tante ore in fiera, il post fiera e qualche volta anche il pre fiera. Stancante perché oggettivamente per chi fa questo lavoro è veramente stancante. Importante perché capita in un momento della stagione strategico per le aziende in cui si possono fare consuntivi della stagione passata e si può programmare nel migliore dei modi la stagione successiva. Per quanto riguarda MSC Crociere, le novità sono tante. Da un lato la flotta di 22 navi di MSC, di cui sono 3 varate negli ultimi 12 mesi, e non esiste operatore nell'industria turistica che abbia messo 7200 camere aggiuntive sul mercato negli ultimi 12 mesi appunto. Poi il varo del nuovo brand legato al lusso, Explora Journey, di cui abbiamo già varato la prima nave, nei prossimi 6 anni, una all'anno, si aggiungeranno le 6 navi alla flotta Explora. E poi la strategia, la visione in termini di destinazioni, estate 2024, dove già le vendite stanno andando molto bene, con nuovi itinerari, degli spunti per la winter 24-25. Ci piace immaginare che sia un momento per raccontarci e guardare avanti nel mercato e con i clienti. Il turismo di domani lo immagino molto simile al turismo di oggi. Quello che cambia è la tecnologia. La tecnologia ha in questa industria un ruolo centrale nella raccolta di informazioni, nella capacità di stimolare esperienze. La tecnologia è un alleato da cavalcare e con cui correre verso nuovi orizzonti. Io credo che sempre più gente a livello globale viaggerà e ci saranno sempre maggiori opportunità. Il ruolo di chi fa questo lavoro, questi processi di cambiamento costanti che caratterizzano il mercato, non solo seguirli, ma cavalcarli e a volte anticiparli. È quello che proviamo a fare in MSC.